tutto assurdo. Ma ora vi spiego che è successo, perché sono un po' stanco, lo ammetto, ma è un macello, è successo. Praticamente Rocco ha prenotato la stanza, ciao Rocco, ha prenotato l'albergo perché dovevo restare qui una notte, ok? Perché poi riparto domani 27 alle 14. Sa di fatto che la prenotazione fatta su Booking mandava le mail a me, ma a me non sono arrivata, è arrivata solo la mail di cancellazione, è arrivata poi a un'altra mail dove c'erano delle informazioni, ma questa mail era nello spam, non si sa perché. Sa di fatto che in questa mail nello spam c'è scritto che praticamente io potevo fare il check-in massimo alle 11:30, ma se io arrivo a Verona alle 12 e 8, 12 e 10, come faccio ad andare alle 11:30 a fare il check-in? Ecco. Il problema è che non risponde la struttura. Booking ha detto ti mandiamo una mail e ancora non abbiamo ricevuto nulla. Macello, non c'è nessuno in struttura. Ho provato a chiamare 150 miliardi di volte l'albergo e così via. Zero, niente di niente. Non rispondono proprio. Magari sono in torto anche io che dovevo fare prima il check-in. Almeno rispondete, mi dite guarda, basta, non puoi entrare. Non risponde nessuno, lo so, magari sono sbagliato io. Però c'è il mio errore, bene, ma rispondetemi almeno. No, vabbè. Comunque sta di fatto che dopo, giuro, un'ora circa di chiamate non risposte, chiamate con Booking, ti mandiamo la mail, eccetera, 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 non si è risolta questa situazione. Grazie a Annunzio siamo riusciti a risolverla con un altro albergo, un altro hotel. Non so se mi sento proprio, mi fa male il collo, sarà l'aria condizionata, non lo so, ma proprio non posso, aia. Cioè io così, poi, ah, così, aia, cioè mi fa proprio male. Facciamo un tour della camera. Allora, partiamo dalla porta che porta all'interno della stanza. Eccola qua, questa è la porta, bene. Qua c'è un armadio, tutto così. Qua c'è il bagno. Devo dire che il bagno mi aggrada, mi piacque. Nel senso che, vedete, è bello ordinato, molto pulito, devo dire, top number one. La doccia non è niente male, devo dire, ci sta, ci sta. Questo è il lavandino con il bidet. Molto bene, molto bello. No, devo dire, ordinato, cioè, guardate qua, bello pulito. Bravi, bravo, no, veramente pulito, sono soddisfatto. Da questa parte poi c'è sto coso che non ho capito benissimo a cosa serve. Indicazioni, una TV, lì ho messo la mia tracollina, lì c'è il Samsung. Vabbè, là c'è lo zaino con il... con la segnalina. Comodino, letto matrimoniale, tutto per me, che benessere, lusso. Vabbè, che ci vuoi fare, questa è la vista. Riposo un po' e poi si va a cena direttamente, però ho bisogno proprio, non lo so, mi sento stanco. Mo' però, prima ero carino, mo' mi sento proprio stanco. Tutto a posto, però, tutto benissimo. E si va a letto! Sono decisamente un vlogger fallito proprio. A parte che il tempo non è proprio dei migliori, ma comunque non sono stato a dormire tutto il tempo. Anzi, mi sono rinfrescato un attimino, come vedete mi sono cambiato, mi sono fatto più bellino. Guardate quanto è bella sta maglietta, soprattutto il back. Top. E quindi mi sono rinfrescato, infatti devo prendere il chiatta un attimo. Mi sono rinfrescato perché a breve devo scendere e poi mi sono messo al PC a lavorare. Ovviamente questo dovrebbe essere un video dedicato al MacBook Air, o comunque una giornata con MacBook Air, una giornata produttiva. E che cosa vi posso dire in questo caso? Beh ragazzi, semplicemente il MacBook Air è un oggettino, se riesco a posare il telefono poi mamma. Avevo già lo stand dietro applicato e me ne ero completamente dimenticato. Detto questo, il MacBook Air è un PC fantastico per il lavoro, per il viaggio, perché ragazzi semplicemente è leggerissimo e potente il giusto, vi permette di fare praticamente tutto senza alcun problema. Adesso avete visto che l'ho messo in carica perché semplicemente in treno ci ho lavorato, ho scritto un bel po', mi sono messo lì a vedere dei video e ero già partito con una batteria che non era al 100%, era sotto il 70%, e soltanto dopo un bel po' anche nel ristorante che poi si è scaricato effettivamente, e quindi anche sotto questo punto di vista fantastico. Stessa cosa per quanto riguarda la tastiera, non smetterò mai di dire che la tastiera di questo PC mi piace troppo. E nulla, poi, come vi dicevo, a differenza di un iPad, in questo caso riesco a gestire molto meglio i file, e questo è un vantaggio veramente non da poco per quanto mi riguarda. E appunto ora, dopo un po' di mail, scrittura, e stavo vedendo un po' di cose, in questo caso per me e per i video che poi vedrete, ho dovuto anche sbloccare un pacco in dogana, un macello. Stavo guardando per esempio le anteprime delle foto che ho realizzato, e sono uscite delle foto carine, devo dire la verità, e sono in fissa con questo, vi faccio vedere una cosa. Sono in fissa, come stavo dicendo, a parte queste sono alcune delle foto molto carinelle, molto semplici, ma devo dire che sono venute bene, sono in fissa con questo mood qui, molto dettaglio, mi piace veramente
troppo, ma veramente tanto. Ne ho fatte tantissime, ho fatto un sacco di prove. Voglio provare a editarle e vedere cosa ne esce, perché mi sa di pattern, non lo so, mi dà una bella sensazione, molto figo. Poi ovviamente ci sono anche le foto standard, c'è qualche foto un po' più creativa, qualche foto un po' più così, però devo dire che a 360 gradi sono abbastanza soddisfatto oggi. Ho fatto anche qualcosina nel forno, no, ci siamo, ogni tanto carica un attimino, però vedete che ci siamo. E devo dire che... Poi se proprio gli devo trovare un difettino è che semplicemente dovete sempre uscire con sto coso appresso, perché altrimenti non potete mettere l'SD, a volte non avete abbastanza porte per poi mettere tutte le SSD di cui avete bisogno, per esempio a volte devo mettere questa e poi tutte e due queste SSD e quindi mi occorre proprio un hub del genere, però va benissimo così. E tra l'altro qui ci sono le Realme, ormai ve l'ho detto, sono le mie cuffie da viaggio, S23, cioè scusatemi, S24 Ultra, solita pouch di PGA Tech, qui c'è quella di Mujo invece dove metto un po' tutte le cose tipo deodorante eccetera eccetera insieme a mutande e calzini. Questa è una cosa che è fantastica, queste borsettine qui le utilizzo per tutto, power bank e solito zaino, tra l'altro a questo giro pienissimo, infatti ho dovuto portare per forza anche quello lì, che però vabbè volevo portare a prescindere per comodità, però mi è stato proprio utile in questo caso perché è veramente pieno 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 questo zaino, comunque riuscite a metterci di tutto dentro. E qui c'è pure la fotocamera nella borsa di come si chiama? Peak Design. Tutto organizzato, tutto bello, ordinato, top. Dopo devo mettere tutto in ordine perché ho creato un macello per lavorare un pochettino e va bene così. Anche il letto non è che... Vabbè, però, abbastanza ordinato. Dai, ci sta! Ufficialmente in camera dopo una super cena, ragazzi, ma veramente super cena. Ho mangiato veramente molto bene e c'è da ringraziare assolutamente Nunzio perché bella esperienza, devo dire la verità. Ho fatto anche un bel po' di chiacchiere, è stato molto piacevole. E poi appena sono arrivato in hotel, mi sono messo a fare due chiacchiere con il receptionist e ci siamo fatti una bella chiacchierata e quindi sono arrivato ora in camera. Sono distrutto, non lo so perché, ma mi sento stanco, stanco, stanco. Si vede secondo me dalla faccia. Quindi dormo. Ci vediamo. Ciao, mi devo cambiare, però ce la posso fare. Devo dire che ho dormito veramente molto bene. Mi sono svegliato per le 8. Mi sono preparato, sono sceso e poi ho, dopo un po' di ricerche, chiesto direttamente in reception un taxi per la stazione. Il problema è che io parto alle 14. 50 tipo e non so che fare, quindi mi sto incamminando così all'avventura per scoprire un po' Verona.